Hola a todos vapers e bentornati nel mio angolo dello svapo. Qui come sempre c'è il vostro DJ Vise, che signori quest'oggi è tornato con una nuova recensione. Parliamo di un liquido Fat Fog. Quest'oggi abbiamo il Fat Current, che è un ribes con rinfrescante. Passiamo con le armi pesanti, staked con warred incluso. Andiamo a dripparlo subito sopra. Liquido malesiano 60-40, quindi Malesia uguale freddo. Via. Vi dico la verità, a me queste tipologie di liquidi con il ribes dopo un po' fanno la nausea, perché sono molto dolci. Con queste tipologie di coil e soprattutto con questa tipologia di sistema, non so se è proprio il liquido che ha questa leggerezza, ecco, in confronto ad altri ribes. Qui io sinceramente sento leggermente di più il rinfrescante. È un ribes che comunque rimane, non dico in sottofondo, ma non è troppo dolce come tanti altri ribes che si svapano tuttora. Non è chimico, quindi si sente bene la frutta, quindi non troppo chimicoso, quindi non polverina, come lo definisco solitamente io. In questo caso rimane abbastanza all day. Secondo me queste tipologie di liquidi si possono anche svapare con staked, perché comunque rendono al massimo. Nonostante siano 60-40, avete visto la vaporosità quanto è fottutamente grossa, quindi fate anche dei bei nuvoloni nonostante siano, non siano 70-30 o 80-20. In più, per gli amanti del ribes nero devono assolutamente provarlo, perché punto primo, rimane sì il gusto del ribes, ma non è poi così deciso e forte come tanti altri aromi. E il rinfrescante in primis non vi spacca la gola, vi dà solo una lieve sensazione di fresco, e fidatevi che se ve lo dico con uno staked qualcosa ne so, vi dà una lieve sensazione di fresco in gola, non vi dà un colpo secco come se fosse un rinfrescante più ghiaccio, più menta, no. Qui il ribes c'è. Non dico blando, ma molto meno dolce rispetto a tanti altri ribes neri. E il rinfrescante leggero per darvi quella lieve sensazione di freschezza in gola dopo che l'avete svapato. Essendo io con uno staked, quindi riuscendo a seccare il cotone molto bene, andiamo a provare anche un altro aroma, anzi un altro liquido della Fat Fog. Questo, in questo caso, linea Fat Frost, abbiamo il Fat il Fropical, quindi abbiamo dei frutti esotici con rinfrescante. Sempre rinfrescante, ovviamente, sempre anche liquidi 60-40, perché siamo sullo stesso linea, solo che questa è la linea estiva, dato che fa ancora caldo, perché no? Questo decisamente molto più freddo. Buono! Qui in prevalenza arriva ovviamente l'ice, cioè un ghiaccio bello freddo, classico malesiano. E poi io sentirei... un bel connubio di frutti tropicali. Oserei dire che c'è anche il kiwi, che dà una bella dolcezza, con tanto di... e frutti della passione, signori. Quindi all'incirca c'ero quasi a dire... cioè, kiwi c'è e poi frutti della passione. Sono veramente molto buoni. Anche qui siamo su un all day. Ragazzi, allora, per me queste tipologie di liquidi abbiamo il Fat Current, che nonostante a me non piaccia tantissimo si prende un 7.
Mentre dall'altra parte abbiamo il Fropical della Fat Frost, che si prende un 8 perché è un all day bello ghiacciato, questo veramente pompato di freddo a manetta, con tanto di frutti tropicali e kiwi, molto molto buono. Come vediamo, la linea Fat Fog ama i frutti e li fa anche molto bene, perché non sono per niente chimici, ma sembra proprio la vera e propria frutta. Ragazzi, io direi di salutarci, come sempre vi invito a seguirmi sul mio canale YouTube, che è questo, quindi lasciare like, lasciare una bella condivisione, condividere anche il canale e il video. Successivamente vi invito a iscrivervi alla pagina Instagram, il mio angolo dello svapo 96, che troverete qui sotto il link in descrizione. E come sempre vi vado a dire, ragazzi, che dal mio angolo dello svapo è tutto, il vostro DJ Visa conclude, quindi va a dirvi... buona svapata fruttosa a tutti, ciao ragazzi!